E ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Ragazzi, oggi grandi novità per l'Italia, per l'automotive elettrica, le energie alternative in generale. Ragazzi, Italvolt. Hai mai sentito parlare di Italvolt? No. Bene. E allora, sapete cos'è? Italvolt è una grandissima gigafactory che potenzialmente nelle ultime ore sta spopolando online, Facebook, qualsiasi social media. Perché? Perché è in giro voce che tramite dei grossissimi pionieri nel settore automotive e con tantissimi milioni e miliardi di euro verrà creata una gigafactory per la produzione di batterie in Italia. Dove verrà realizzata ancora non si sa, però personalmente da siciliano spero in Sicilia. Si parla di un investimento di circa 4 miliardi con oltre 4.000 lavoratori diretti che appunto questa Gigafactory potrà andare diciamo ad assumere. Però ragazzi, a questi 4.000 lavoratori si devono ovviamente sempre calcolare quelli indiretti, altri dipendenti che sono 6.000 circa posti di lavoro indiretti che potrà andare a far nascere questa nuovissima Gigafactory. Italvolt è stata fondata da Lars Kallström, che è un britannico industriale pioniere, ragazzi, pieno di soldi perché sta sfinanziando tutto lui. Già lui è in possesso e fondatore azionista della British Volt, che è britannica, perciò in poche parole a quanto pare vuole affiancare a quella britannica anche questa italiana. E infatti, come dal nome, Italvolt e British Volt, perciò io credo che vorrà farle camminare in parallelo per andare appunto a creare concorrenza sulla produzione di batterie per battere ovviamente la Cina, perché ad oggi il produttore principale di batterie per automotive non solo, ragazzi, perché se in questa Gigafactory andranno a produrre celle come 18650, 21700, 26650 e poi ovviamente altri formati, questi formati potranno essere utilizzati anche dove? In micromobilità elettrica, ragazzi, perciò monopattini elettrici, bici elettriche, potrebbero montare batterie prodotte in Italia e non più come oggi al 99,99% batterie made in Cina, ragazzi, perché oggi il maggior produttore, lasciando stare Tesla che è in America ma che esporta, che vende tantissimo in Italia e in Europa, è la Cina, ragazzi. Perciò loro ciò che stanno facendo è per far concorrenza pura alla Cina, ma è anche giusto, cioè si sono svegliati tardi, meglio tardi che mai, si dice. Per quanto riguarda l'architettura, la progettazione è affidata da Architettura per Infarina e per le linee di produzione o automatizzate, perché ovviamente ragazzi il tutto sarà completamente automatico, automatizzato, robotizzato, e verrà fornita il tutto da Comau, che Comau è nel gruppo Stellantis, è un leader mondiale nell'automazione industriale e ha sviluppato già da anni nuovi processi di elettrificazione di produzione e potrà appunto fornire soluzioni innovative, impianti e tecnologie all'avanguardia. Ragazzi, io spero davvero che il tutto venga fatto in Sicilia. Perché? Perché in Sicilia abbiamo necessità di posti di lavoro. In più, nello stesso tempo, ragazzi, potranno sfruttare appieno le potenzialità della Sicilia, oltre che la manodopera, cioè assumere siciliani, ma potranno sfruttare il sole, fare grossissimi impianti fotovoltaici per poter rendere questa grande, nuova, innovativa industria a Gigafactory per batterie totalmente green. Una cosa è costruire batterie per auto elettriche con energia fossile, energia petrolchimica, un'altra, ragazzi, è costruire batterie con energia rinnovabile. In Sicilia abbiamo tanto
tanto sole, ragazzi. Come tale dovete sfruttare il sole, le energie alternative per produrre batterie. Solo così possiamo dire che quell'auto elettrica che monta batterie italiane è davvero, non dico 100% green, ma già 99% green. Perché se io monto batterie che sono state prodotte con petroli, e che cos'è? Sono green dopo, ma prima la produzione, la sua produzione non è green. Perciò mi riferisco agli investitori puntate sulla Sicilia. Anche perché per dare un equilibrio all'Italia, non tutto può nascere al nord Italia, ragazzi. Cioè in Sicilia abbiamo spazi enormi, terreni enormi, abbiamo gente pronta a lavorare, abbiamo il sole, abbiamo temperature favorevoli anche alla nascita di una mega struttura di queste. Perciò mi raccomando, fatelo in Sicilia. Poi ovviamente non ascolteranno ovviamente la mia parola, perché io non sono nessuno. Però ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate, scrivetelo sotto. E niente, speriamo in bene, speriamo almeno che ci siano questi 4.000 più 6.000 nuovi posti di lavoro, e speriamo di poter dire che in Italia facciamo qualcosa una volta ogni tanto, una cosa innovativa, fantastica, ovviamente fantastica. Vediamo se riusciranno a equilibrare davvero l'Italia, facendo risalire la Sicilia come merita. Iscriviti al canale, mi raccomando, se già non l'hai fatto, resterai sempre aggiornato sui nuovi video, sulle nuove pubblicazioni, e attiva la campanella, mi raccomando. Ti ricordo anche il mio corso Battery Maker, sulla customizzazione dei pacchi batterie litio, sulla riparazione e costruzione da zero di nuovi moduli batteria 18650, 21700, eccetera, eccetera, eccetera. Scrivi sotto se il video ti è piaciuto, l'hai trovato interessante, dammi tu una tua valutazione. Un'altra cosa, in Italia già stanno costruendo un'altra piccola gigafactory per quanto riguarda le batterie, ed è ovviamente a conduzione cinese, l'ex area Whirlpool di Caserta, con uno stabilimento di 1,2 miliardi di euro. E ovviamente, come abbiamo detto, in mano ai cinesi. Niente ragazzi, per questo video è tutto, ciao e al prossimo video.